A tutti, siamo terzo collegamento previsto nel quadro delle iniziative dell'ANED per il giorno della memoria. Questa sera un appuntamento speciale. Parliamo con l'autore Emanuele Fiano di questo freschissimo di stampa libro che lui ha dedicato al suo rapporto con suo padre, Nedu Fiano, che tantissimi di noi hanno conosciuto lungo un arco di tempo molto lungo, molto lungo. Questa volta vorrei dire a Emanuele che gioca in casa, siamo in un contesto dove probabilmente molti dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici hanno per esperienza personale la possibilità di intendere esattamente di che cosa parla il suo libro, per avere avuto in casa, nella propria vita, nella propria esperienza personale, nel proprio vissuto, esperienze non molto dissimili da quelle di cui parla questo libro. Io vorrei dire a tutti, introducendolo, è un libro veramente potente, potente, nel quale Emanuele, insomma, scava con forza, con padronanza della materia, nel suo rapporto con suo padre, Nedo, con la sua storia, con la storia della sua famiglia, sterminata a Birkenau. Ne usciamo conoscendo questa famiglia, il nonno così infatuato del fascismo, la nonna, i familiari. Io so, vorrei chiedere intanto quando hai cominciato a scrivere questo libro. L'hai scritto tutto durante la pandemia? Intanto buonasera e grazie ai compagni dell'ANED per questo invito. Noi siamo fratelli, noi che siamo figli di combattenti, di militanti antifascisti, di prigionieri dei campi di sterminio. Questo libro, e grazie quindi dell'invito, questa famiglia, che è stata, come ha detto Dario, ringrazio Dario per l'invito, che è stata una delle famiglie di papà, insomma, certamente. E questo libro ho iniziato a scriverlo, no, non durante la pandemia. Sicuramente molte delle cose che ho scritto le ho scritte negli anni della malattia di papà, perché Nedo, negli ultimi anni della sua vita, direi negli ultimi 5 anni della sua vita, ha progressivamente perso la memoria e così e anche un po' di capacità intellettiva via via. E forse anche ha iniziato più di 5 anni fa, forse 8, quando poi noi figli abbiamo deciso di trasferire papà e la mamma nella casa di riposo della comunità ebraica di Milano, perché ormai non più capaci diciamo, di una vita autonoma. E l'ho scritto forse perché questo dialogo, che era stato così intenso con il mio papà, con Nedo, dalla mia adolescenza in poi fino a quando lui è stato capace, si era un po' interrotto, ma non si era interrotto per nulla l'affetto, e anche l'affetto di lui quando non ricordava più nulla della Shoah, o più o meno della sua vita precedente, e però mi esprimeva ancora molto affetto, con baci, abbracci, con sorrisi, e poi iniziando a dire delle cose divertenti ma senza senso, e
direi che ho iniziato a scriverlo 4-5 anni fa, iniziando a pubblicare qualche volta delle cose, dei brani, dei pezzi di ricordo su Facebook. Sì, questo l'abbiamo seguito. Io non so se è corretto dirlo, ma penso, ho pensato, mi sono trovato a pensare che Nedo, insomma, ti avesse fatto veramente un ultimo regalo, diciamo, resistendo nella sua vita così strana, lui che aveva fatto della memoria la gran parte della propria esistenza e che nell'ultima parte della sua vita l'aveva completamente smarrita, ti aveva fatto un grande regalo a resistere fino a che questo libro era pronto. Questo dialogo è un dialogo che si svolge con un padre che c'è, non c'è, ma c'è, che è lì, e questo si sente, penso che si senta. Io penso che è la storia, diciamo, di ciascuno di noi con il proprio padre, indipendentemente dal fatto, per una parte, diciamo, indipendentemente dall'esperienza di questo padre, dall'esperienza nostra, per tanti di noi è proprio la storia di un rapporto con una vicenda storica molto pesante, e credo che noi tutti ci ritroviamo in questa incredulità quasi di non poterti più chiedere niente, in fondo è una storia di nostro padre. E noi non possiamo più chiederglielo, non possiamo più chiederglielo. Chi era questo, chi ti ha aiutato, dove posso ritrovarlo, lo posso trovare, non c'è. È una cosa con la quale bisogna imparare a fare i conti, anche ricostruendo la storia dei deportati italiani. In questo noi saremo dei testimoni carenti, penso, saremo dei testimoni carenti perché la realtà è che i nostri genitori non ci hanno raccontato tutto e comunque quello che non ci hanno raccontato, che noi non ci ricordiamo, non possiamo più recuperarlo. Su questa parte del fatto che tuo padre, insomma, probabilmente una parte o certe parti della sua esperienza a Birkenau non aveva parlato, tu hai fatto delle osservazioni molto importanti. Ce le vuoi proporre? Sì, ma guarda, questa in fondo è stata una scoperta degli ultimi tempi. In particolare a me ha colpito un libro di un autore polacco, non ebreo, cattolico, oppositore politico, si chiamava Tadeusz Borowski, prigioniero d'Auschwitz, che peraltro racconta fatti che io non conoscevo, cioè io pensavo, insomma, non sapevo che anche a Birkenau, oltre che ad Auschwitz lo sapevo, ma che a Birkenau prigionieri non ebrei fossero delegati a svolgere lavori che tipicamente svolgevano i comando ebrei, cioè per esempio quello di lavoro che ha fatto papà a Birkenau, il cosiddetto comando Canada, cioè il ripulire, diciamo così, Dario, i vagoni dei treni che arrivavano sulla banchina di Auschwitz. E questo Tadeusz Borowski racconta in un libro, secondo me, molto bello, che peraltro fu oggetto, per noi che conosciamo, insomma, per tu che presiedi, per l'ANE, della storia della deportazione, e poi l'ANE è sempre stata un'associazione che, come con un pensiero che io condivido, ha voluto tenere insieme tutti i deportati di natura politica, e quindi, insomma, io mi ricordo ai tempi di Gianfranco Maris, di Teoducci, di papà, questo ragionamento che bisognava stare insieme perché tutti eravamo stati
tutti loro erano stati, e quindi le nostre famiglie erano comunque stati schiavi del nazismo e del fascismo, e questo ci univa sia che lo fossero stati per la sola colpa di essere nati come gli ebrei, o che lo fossero stati come i tanti deportati per motivi politici, oppositori dei regimi. E questo deportato non ebreo racconta di questo lavoro che si svolgeva sulla banchina di Birkenau, lo svuotamento dei vagoni, che non era un lavoro qualsiasi, perché su questi vagoni, dopo che i prigionieri erano stati, come si dice, vomitati, come diceva papà, rimanevano delle persone che non erano state capaci di scendere perché erano anziani o perché erano disabili, rimanevano delle volte dei neonati, e ciò che accadeva dopo a quelli che non erano stati capaci di scendere o ai neonati non è facile da raccontare. Questo deportato che, voglio dirlo perché immagino che abbiamo un pubblico questa sera di persone che sanno, si suicidò nel 1951, forse colpito dallo stesso dramma di Primo Levi, perché non fu creduto, perché lui fece un racconto molto crudo e soprattutto criticò molto un'altra prigioniera polacca che aveva raccontato in maniera un po' edulcorata la vita di Auschwitz, ma lui raccontò soprattutto del fatto che tra i prigionieri c'erano episodi, come dire, di mercimonio, di svilimento della natura umana, che rubavano il pasto l'uno dall'altro, che questo poteva causare la morte di qualcuno, e questo fatto di aver raccontato in maniera così cruda, soprattutto di prigionieri polacchi non ebrei, e in quell'epoca, diciamo, la Polonia è forse ancora adesso, non voleva assolutamente, diciamo, venire così considerata, poi alla fine lo portò al suicidio nel 51. Ma la parte che racconta della banchina di Birkenau, negli stessi giorni, nello stesso mese, dello stesso anno dove lavorava mio padre, quindi fianco a fianco a mio padre, è di una durezza e di una è così esplicita che mi ha colpito, e tu stavi dicendo prima, anticipandomi, per le cose che papà non mi ha raccontato, cose che evidentemente anche lui ha visto, oltre a forse comportamenti dei prigionieri che lui ha visto, sicuramente. E ho pensato che questo non detto, a me ha suggerito questo sentimento, che questo non detto sia un grandissimo lascito, una grandissima eredità positiva, perché ci spinge a scavare, Dario, ci spinge a ragionare su cosa sia accaduto, sul perché, su quale sia il livello che può raggiungere l'essere umano, e questo, insomma, è uno sprone per me. Non c'è dubbio, io tanto abbiamo visto il messaggio di Francesca Trivellin, che parla del tuo libro e dice di comprenderlo, di averci trovato tante cose che gli risuonano familiari in famiglia. Lei è la figlia di Ennio Trivellin, deportato a Mauthausen, che ancora oggi è il presidente della nostra sezione di Verona, e vogliamo veramente mandargli un saluto da qua. Io ho incontrato tanti deportati nella mia attività all'ANED, mi ricordo una in particolare, una deportata a Birkenau, che ha detto: è inutile che ci domandate, noi qualcosa raccontiamo, ci fa molto male raccontare, alcune cose non ve le diremo mai, perché sono cose che riguardano solo noi, un'esperienza di cui non abbiamo nessuna voglia di parlare. E quindi questo pensa che io l'ho capito solo adesso alla tenera età. Ma perché non hai parlato con questa che invece è stata molto diretta, ha detto: guarda, tu poi se vuoi io le proponevo di scrivere la sua vita, e ho detto sì, va bene, però sappi che però diciamo a me è molto piaciuto tanti episodi, tanti aneddoti, la descrizione
come dire, c'è un'onda lunga, una cosa che non si placa, che non si esaurisce, il rapporto con il pane, il rapporto con il pane. Mi aveva colpito tanti anni fa, ero andato a un convegno di un centinaio di superstiti del campo di Dora, dove si facevano i missili che avrebbero dovuto cambiare le sorti della guerra, e il capo, che erano per lo più erano militari finiti a lavorare in un campo non per militari, in un campo KZ, come si dice, come diciamo noi, dove si moriva, c'era una disciplina terribile, e lui in questa sala, in questa riunione conviviale, mi ha detto: guarda, ci sono cose che non cambieranno mai, tu guarda il tavolo, ci sono 100 persone che mangiano, dimmi se vedi una briciola sul tavolo. Era vero, era così. E tu stesso racconti insomma, del rapporto di tuo padre con il pane, ce ne vuoi parlare? Ma mio padre adorava il pane. Quando io ero bambino, qualsiasi sgarbo fatto al pane da me o da chiunque altro era immediatamente represso con virulenza, sia il pane non messo dritto al tavolo, quindi non con la sua faccia rivolta verso l'alto, cosa che tuttora io non posso sopportare. Correggo e mi rendo conto, mi scuso in diretta con i miei figli e mia moglie, perché non sopporto questa cosa. E sia buttare via il pane secco. C'è anche quell'altra parte di racconto che riguarda prima che noi nascessimo, cioè questo racconto veramente terrificante, ma anche, non so come dirti, tu mi puoi capire, molti di voi che ascoltano, anche dolce. Cioè, papà, quando tornò, lui fu liberato, come forse sapete, l'11 aprile del 1945 a Buchenwald, e poi credo che stette in Germania ancora un mese, insomma, aprile, maggio, giugno, credo che arrivò in Italia, e furono ospitati un gruppo di loro, di deportati italiani a Buchenwald, che andarono via insieme, furono ospitati prima nell'Accademia Militare di Modena e poi da alcune famiglie di Modena. E c'è una lettera che chissà dove è finita, alla fine, quando avrò tempo rastrellerò tutte le nostre cantine, di questo del figlio, che era ragazzo, bambino, di questa famiglia che ospitò papà a Modena, che racconta due episodi. Uno, che fu organizzata nei primi giorni in cui loro arrivarono, quindi parliamo credo di 2 mesi circa dopo la liberazione, e fu organizzata una festa da ballo in uno dei saloni dell'Accademia di Modena, e lui si ricorda di papà, per ricominciare la vita, e stava in un angolo di questo salone, tutto rannicchiato, che non voleva assolutamente avere contatto con nessuno, e parlava solo in tedesco, non rispondeva in italiano. E il secondo episodio, che riguarda il pane, però, è che quando cenavano a casa di questa gentile famiglia modenese, a tavola papà, credendo di non essere visto, rubava il pane e poi lo nascondeva nel letto dove dormiva, sotto il cuscino. E questo ci dice quanto quel trauma fosse, pensa, a distanza, ormai è certo che capiva che era libero, che sapeva che era in Italia, che vedeva che non c'erano più fascisti. E... però nel dubbio. Era forte il trauma, era proprio pazzesco. E questa cosa, questo amore per il pane gli è rimasto sempre. La cosa che noi fatichiamo un po' a immaginare, io penso che ci sia una distorsione proprio di prospettiva, perché chiunque di noi, diciamo, a parte quelli che ce l'hanno avuto in casa da bambino, ma chiunque abbia conosciuto in questi ultimi anni i superstiti dei lager, ha conosciuto persone molto anziane, essendo passato così tanto tempo
dalle deportazioni. E penso che questo sia molto complicato da capire per i ragazzi di oggi, insomma, di riuscire a immedesimarsi in questi vecchi che hanno di fronte e in realtà comprendere che quando sono stati deportati avevano la loro età. Perché anche tuo padre era un ragazzo quando 19 anni. era partito, era e quindi insomma era un ragazzo di quegli anni, fra l'altro, non so come dirlo, dove si aveva fatto meno esperienze del mondo di quelle che usano fare i ragazzi di oggi. E si era trovato in questo universo fuori del mondo, come dice un vecchio libro dell'Anet. Questa cosa qua, che lui è tornato ancora giovanissimo, da solo, in una Firenze che non era più la sua città, dove non c'era più la sua famiglia. Beh, insomma, questo è veramente un capitolo durissimo da immaginare. Sì, penso che tu dica una cosa molto significativa della vita di papà. E tra l'altro, l'altra sera mi ha colpito perché non ci avevo mai pensato. Abbiamo fatto un dibattito anche l'altra sera sulla memoria, su questo libro, con Maurizio Molinari, direttore del Corriere della Repubblica. E lui ha detto una cosa che io non sapevo. Ha detto, evidentemente conoscitore tra l'altro della comunità ebraica di Roma e quindi della deportazione del 16 ottobre del 43, ha detto non è sovente, non capita sovente, a noi non è capitato insomma che le famiglie venissero sterminate, le famiglie ebraiche italiane, mentre con le polacche sì, venissero sterminate completamente. Perché in effetti se ci pensi di quella terribile deportazione, mi pare di 1100 persone dell'ottobre del 43, molti di loro erano i fratelli, ma i genitori magari non erano stati deportati o i genitori, ma i figli no. Insomma. Nel caso della famiglia Fiano, la famiglia Fiano non esiste più, non esistette più dalla primavera del 1944 perché il ramo paterno di mio padre fu eliminato completamente, come si sa, insomma, 9 persone. E mentre il ramo della nonna Castiglioni, come io racconto nel libro, è un mistero, perché ci fu una rottura al ritorno di papà dal lager, di cui lui ci ha sempre parlato pochissimo. Solo in età molto anziana io gli chiesi, e lui mi raccontò che ci fu un incontro con una sorella della nonna, ma che non so, non fu un incontro caloroso, insomma, e quindi poi non abbiamo mai avuto rapporti. E quindi sì, papà, e un po' io cerco di raccontarlo nel libro dei loro primi anni a Milano, prima che io nascessi, poi di quando sono nato io, e dei primi anni di Firenze, di cui non so molto, quindi non ho scritto. E sì, papà ha avuto ovviamente la terribile esperienza dello sterminio della propria famiglia, della sopravvivenza nel lager di Auschwitz-Birkenau, ma anche la difficilissima vicenda del risalire la corrente, tornato. Papà aveva trovato come uniche cose della famiglia che erano rimaste lo piccolo scrittoio del papà e le scarpe di camoscio del fratello. Altro della famiglia non c'era, sì, poi qualche fotografia. E quindi io, peraltro, Dario, devo dirti, qui è un libro che, diciamo, nel quale io con sincerità metto a nudo proprio anche le questioni psicologiche più intime. Io mi viene in mente adesso che tu gentilmente hai parlato di questa caratteristica della famiglia Fiano. Io ho sentito questo peso di non avere niente da quella parte. Anche, sai, com'è che posso dirti? Papà è partito da zero e io per fortuna no, per la sua bravura di aver risalito la china. Però è un peso che senti a un certo punto nella vita, che non hai nessuno. Io mi ricordo quando mi sono sposato che il numero degli invitati della mia famiglia era così basso rispetto agli invitati di mia moglie, che la comunità ebraica hanno avuto qualche persona che è scomparsa durante la guerra, ma
È una cosa che ti segna questa mancanza. D'altra parte, questo era il disegno dei nazisti, insomma, per fortuna non sono riusciti a farlo fino in fondo. Questa è come, io mi ricordo Gianfranco Maris una volta intervistato su questo, questo diceva, cioè la differenza che io vedevo tra me, diceva lui, a Mauthausen e gli ebrei che arrivavano con i treni dove erano caricate le famiglie, era disastrosa, cioè io dovevo preoccuparmi di portare a casa la pelle, io punto, basta, finito. Avevo ragionevoli speranze di immaginare che tornando a casa avrei trovato la casa, il papà, la mamma, la famiglia, la sorella. E tutt'altra cosa era essere sul treno insieme alla mamma, al papà, la famiglia, la sorella, i bambini, e quindi non essere riusciti a salvarli, insomma, una cosa che non si riesce neanche a immaginare. Diciamo, queste ci sono, va da sé, delle infinite, enorme differenze, eppure appunto io penso a tuo papà nell'ANET, una presenza forte come era forte la sua personalità, con scontri epici con Gianfranco Maris, che pure aveva una forte personalità. Non mi sembra di ricordare che avesse, insomma, una particolare alchimia ci fosse con Ducci, per esempio, che pure invece era uno che aveva alle spalle la sua sostanzialmente identica storia. Però, insomma, questo mi dice che ognuno reagiva a modo suo. Però era molto importante quella cosa che lui è stato, insomma, negli organismi dirigenti dell'associazione da sempre che mi ricordi io, e fino a che è esistito ancora adesso, diciamo, noi conservavamo il suo nome nel comitato d'onore dell'ANED, insieme a grandi nomi di deportati che purtroppo non potevano più dare un'attività diretta. Liliana Segre nella prefazione, non so se sì, nella prefazione del libro ha scritto una cosa bella, ha detto, che ha raccontato, cosa che io so, io ho un grandissimo amore per Liliana Segre da quando la conosco, e devo dire che ha detto una cosa che è il rovescio della medaglia che provavo io, cioè la stessa cosa alla fine. Io ricordo questa sua immagine di lei che cammina nel corridoio di San Vittore, non so se forse avrei visto il film Memoria, che lei racconta di questo tragitto fatto mano nella mano col padre, quando da San Vittore, proprio in queste date, a dicembre, viene trasferita sul treno che mi pare poi partì il 30 dicembre, se non vado errato, dalla stazione 30 gennaio dalla stazione centrale, del quindi e lo racconta con una voce come la sua, ferma, che ti appare quasi senza la vibrazione di una commozione, ma invece è intensissima. E ho sempre sentito anch'io come era diversa da papà, che a volte urlava le frasi in tedesco e in altre si commuoveva. E lei scrive nella prefazione una bellissima cosa, spiega che loro erano molto diversi. Lei racconta che spesso lei ha iniziato a parlare più tardi di papà, a raccontare, e che lei andava in delle scuole dove papà era stato anni prima, e che lei percepiva quanto fosse diversa la modalità, ovviamente, del racconto. E dice: ma meno male che siamo diversi, perché noi non siamo, non so cosa dica, dei robot o dei burattini, come, tutti uguali come avrebbero voluto di noi i nazisti. Noi siamo persone, quindi anche di fronte al medesimo fatto, che poi non avranno vissuto esattamente le medesime cose, è assolutamente umano che fossero diversi papà, Gianfranco, Teo Ducci o Liliana o tutti gli altri. E come ti ho raccontato nel libro,
qualcuno ha avuto la forza di raccontare delle cose, quando ti parlavo di quel libro del polacco, altri no. Ognuno di loro è stato diverso e questa è una dobbiamo considerarla una ricchezza, anche se io ho sempre avuto un rapporto di grande affetto con i compagni di prigionia, per esempio un grande affetto per Gianfranco Maris che mi ha ricambiato, ero più piccolo, ma anche per Teoducci, che mi pare conducesse sempre la battaglia che i deportati ebrei stessero dentro l'ANED, lui voleva questa unità di intenti, giustamente, che io condivido. Lui scrisse in una lettera e poi insomma teorizzava Teoducci che sì, lui era un deportato ebreo, è stato deportato con la sorellina, la famiglia in quanto ebreo, ma che si considerava un deportato politico. Perché diceva è il fascismo e poi il nazismo che hanno fatto, dichiarato che noi eravamo loro nemici politici e ci hanno trattato come tali, e quindi noi siamo deportati politici in questo senso. Anche Teoducci era totalmente diverso, o Teoducci semplicemente non ha mai raccontato la propria esperienza se non in anni molto tardi, in un libretto delizioso, però insomma lui non andava nelle scuole a testimoniare la sua Fascismo e storia. politico che hanno fatto. Lui parlava del problema della deportazione. Lui era un deportato, aveva un numero sul braccio, ma non parlava mai di sé. Io mi A me ricordo, ha anzi. raccontato un pezzo una volta, non mi ricordo più tanto, ma mi raccontò un episodio di loro sui binari del treno. Era molto più grande di papà, era Sì, stato era molto. quasi a 30 anni, per una cosa del genere. Eh sì. Io mi ricordo per esempio che lui era così, insomma, Teo era così, che era sempre in giacca e cravatta, era sempre inappuntabile. E io solo una volta che sono andato a trovarlo in ospedale, in anni molto tardi, era piena estate, lui aveva quelle cose leggere che si usano in ospedale, e gli ho visto il numero sul braccio. Mi ha quasi colpito, non l'avevo mai visto, non lo, nessuno l'aveva mai visto, ecco, diciamo Forse così. papà ha avuto, che io ricordo, il rapporto più stretto con un compagno di prigionia, con Piero Terracina, perché papà era prigioniero insieme a Piero Terracina e soprattutto era molto amico del fratello che mi pare si chiamasse Cesare. E tra l'altro ho ritrovato il nipote di Piero Terracina alla morte, mi ha gentilmente fatto sapere, poi mi ha invitato a casa che stavano votando per farmi vedere una commovente lettera che papà scrisse nel dicembre del 1945 e poi anche un'altra nel gennaio del 1946 per rispondere a Piero Terracina. Piero Terracina fu liberato proprio ad Auschwitz il 27 gennaio e loro, gli ultimi prigionieri, furono portati in Russia per qualche tempo, non adesso non ricordo esattamente quando. E quindi Piero chiedeva a papà, siccome papà e il fratello di Piero Terracina erano partiti a ottobre da Auschwitz con le cosiddette marce della morte, comunque con un trasporto in realtà, e avevano fatto tutto il tragitto di altri campi insieme, Ohrdruf, Stutthof, e Piero non aveva più saputo nulla del fratello. Saputo invece che papà era sopravvissuto in quei mesi dell'autunno del 45, gli chiedeva notizie del fratello perché li aveva visti partire insieme e magari sperava, nessuno conosceva ancora i particolari, che come loro fossero stati portati in Russia e magari il fratello fosse in un campo di accoglienza. Sì. Invece il fratello di Piero e papà glielo scrive in questa lettera di cui ho avuto la fotocopia, era morto davanti agli occhi di papà per inedia, insomma, era morto in un altro campo, pare Ohrdruf. E quindi con i due amici più grandi di papà in questo tragitto, sia Auschwitz che dopo, erano questo Terracina e Giulio Levi. Anche il secondo morì di freddo in questo campo vicino a Danzica, dove faceva meno 30. E forse con Piero Terracina è quello con cui ho visto di più condividere i racconti.
non so se fossero nella stessa baracca, ma comunque mi ha sempre molto colpito, Dario, questa cosa. Per me bambino, quando ho iniziato a capire di Auschwitz, quindi diciamo neanche bambino, giovane adolescente, Auschwitz era una specie di presenza fantasmatica, prima che andassimo lì a fare viaggi, prima che lo vedessimo fisicamente. E una cosa di cui sentivo il racconto, oltretutto, come dire, con la costruzione di un padre quasi superuomo, visto che era sopravvissuto a quelle cose. E la prima volta che ho sentito uno raccontare di papà nel campo, cioè un'altra persona, diciamo un'altra prova, che era Piero Terracina, mi ha colpito molto questo. Un conto è sentire altri che raccontano, avevo sentito Primo Levi, poi dopo ci sono tutti gli altri, e anche i compagni dell'ANED, ma un conto è sentire uno che stava accanto a papà in quei giorni. Forse l'effetto che mi ha fatto questo libro del prigioniero polacco è molto particolare. Io nel libro non è che abbia ricercata questa cosa, però racconto molto di me stesso bambino, che vengo a conoscenza di questa cosa senza, prima che papà la raccontasse, con le fotografie terribili dei libri che c'erano a casa. E sentire raccontare da uno che era vicino di baracca o di branda, non lo so, di papà, e che si ricordava di papà lì, è qualcosa di difficile da spiegare. È come una fiaba, purtroppo non bella, ma che improvvisamente ti si materializza, come qualcosa che era fantasmatico e diventa vero. È come, sai, diciamo, le vicende dei miei genitori sono molto diverse da quelle di quelli che sono stati a Birkenau. Loro parlavano, quando io ero bambino, del campo di Bolzano, insomma, ne parlavano. E però devo dire, quando ho intervistato una volta, ho trovato il numero di telefono, l'ho chiamata e ho parlato con Thea Palman, che era una partigiana che era rinchiusa nelle celle, cioè nella prigione del campo di Bolzano, nella cella di fianco a quella di mia mamma. E lei mi ha raccontato e mi ha dato una prospettiva completamente diversa da quella che io avevo in casa. Cioè, mi ricordo il terrore, la paura, ci confortavamo, c'erano questi due ucraini che spadroneggiavano, ammazzavano in quelle celle, di cui uno è Misha Seifer, che è stato condannato all'ergastolo. Abbiamo parlato di lui in uno di questi incontri 3 giorni fa. Mia mamma di tutto aveva parlato, meno che del terrore. È un modo dei genitori di proteggere i figli. Certo che mi ha raccontato delle celle, mi ha raccontato che ripeteva a memoria ossessivamente le poesie. E quando io sono arrivato al liceo è stata una disperazione, perché si studiava la Divina Commedia e io ci avevo in casa una che la sapeva completamente a memoria dal primo verso all'ultimo, ma l'aveva studiato nella cella del campo di Bolzano, ed era un modo per evadere dal campo di Bolzano, per tenere la testa altrove. E queste sono protezioni che i nostri genitori ci hanno riservato. E questo, insomma, è una cosa evidente. Io segnalo che presenteremo il 1° febbraio su questa rete, come dicono in televisione, una nuova bellissima biografia di Piero Terracina, scritta da Elisa Guida, e con un sacco di documenti e testi veramente belli, insomma. E anche Piero è stato un testimone molto famoso, molto conosciuto, della Shoah, della tragedia della deportazione degli ebrei romani in quel caso. Tuo padre aveva un modo, io credo che tutti quelli, metà di quelli che ci ascoltano se lo ricordino, molto particolare di ricordare, di testimoniare, con quell'inizio che lui spessissimo usava, gridando in tedesco le urla
che l'hanno accolto dentro quando è arrivato al campo, quando il treno è arrivato al campo. Tu l'hai mai sentito, cioè l'hai accompagnato in queste testimonianze? Sì, che effetto ti faceva sentire tuo padre quasi anche un po' così trasfigurato, insomma, che si immedesimava in questo momento di terrore, di stranezza? Ma non sempre facile da ascoltare, perché intanto perché quando un padre soffre, quando lui piangeva nel racconto, è una sofferenza anche per il figlio, come era per la mamma, per la moglie. E poi queste grida erano, mi sono rimaste dentro, lui le ha urlate fino a, fino a quando ha avuto memoria. Ricordo una volta, tantissimi anni fa, una delle prime, fu invitato da Maurizio Costanzo, il Maurizio Costanzo Show, e fece queste urla che raggelarono la sala. Lui aveva molto bisogno, giustamente, anche di fronte ai ragazzi, agli studenti, di percepire l'attenzione. Voleva che i ragazzi capissero che non era un racconto normale, non era un racconto di storia fatta come potremmo farla io e te, cioè perché l'abbiamo studiata o ascoltata, ma era il racconto di qualcosa inciso nella carne. E dunque queste urla servivano ed erano molto efficaci, perché un po' terrorizzanti, come dicevi anche tu, diciamo, servivano proprio per spaccare l'atmosfera, per raggelare. E non solo erano le urla che lui aveva sentito quando con la mamma e con il papà erano giunti a Birkenau, ed era il 23 maggio del 1944, ma anche le urla che poi avrà sentito per mesi, per tutti i mesi che ha lavorato lì sulla banchina, e che in un certo senso ritmavano il suo lavoro. Come sappiamo, tra l'altro, quel tipo di lavoro, che oggi ho scoperto non facevano solo gli ebrei, quindi quello di forse di aiutare le persone a scendere e poi di svuotare questi vagoni dalle persone rimaste, dalle valigie, dai neonati. Questo lavoro aveva in sé una terribile realtà, cioè quella di mentire continuamente a questi prigionieri, qualora fossero stati oggetto di domanda, loro prigionieri che li accoglievano, questa specie di servizio di accoglienza all'inferno. Perché intanto perché i nazisti volevano, l'SS volevano che fosse così fatto per non creare panico, ma anche loro, racconta Papa due episodi, lo facevano per farli andare alla morte più tranquilli. Uno racconta di aver incrociato ad un certo punto il segretario della comunità ebraica di Firenze, averlo riconosciuto. Credo che questo invece non lo avesse riconosciuto, papà probabilmente l'ha già emaciato, e che lui gli abbia chiesto dove li stavano portando. Lui stava incamminandosi sulla colonna che portava le camere a gas, da lì indirizzato da Mengele, e papà gli ha detto: non ti preoccupare, non so se gli ha detto che andavano a fare la doccia, non succede niente. È un racconto che ritrovo in tantissime persone. Sami Modiano raccontava che questo gli accadde, se non sbaglio, con un cugino nell'anticamera della camera gas, non sulla banchina, a pochi metri dal gas, e che anzi forse non so se lui aveva detto che aveva fame, comunque lo rifocillò, gli diede una scatoletta da mangiare a uno che stava purtroppo terribilmente per morire, per essere gasato da lì a pochi metri. E poi racconta anche che invece una volta rischiò, perché da questo vagone scese la nonna, la sua nonna, la mia bisnonna Gemma Bemporad, di credo 82-84 anni, che era stata prelevata dalla casa di riposo di Firenze, la casa di riposo ebraica di Firenze, e la incrociò, e papà per il colmo d'emozione svenne sul posto. E i compagni lo nascosero, perché ovviamente l'SS non ammettevano queste falle. Se cadevi sul lavoro, vuol dire che era inabile il lavoro, lo avrebbero ammazzato o comunque cacciato da quel posto. E lui svenne, quando si svegliò, ovviamente la nonna non c'era più, era già stata portata
alla gasazione. Quindi queste urla erano quelle che ritmavano questo difficile lavoro di dover instradare queste donne, questi uomini, questi bambini che stavano andando alla morte, e queste urla le avrà sentite migliaia di volte di questi nazisti che urlavano forza, svelte, schnell, uscite dai vagoni, alle pacchette in tutte le valigie da cui depredare l'oro per il Reich, da mettere in un angolo, eccetera. Lasciami che ti segnali, diciamo, tra i messaggi arrivati più recentemente sulla diretta Facebook, quelli di Milena Bracesco e di Guido Lorenzetti, che parlano di tuo padre e sono due dirigenti dell'ANED, figli di persone, deportati politici che sono stati uccisi, uno a Gusen e l'altro nel castello di Artheim, dove, insomma, da dove nessuno è tornato a raccontarla. Li abbraccio. Ti ringrazio, ti stanno ascoltando. Probabilmente anche questa è una storia, una peculiarità, diciamo, della deportazione ebraica, la storia di quelli che sono rimasti a casa, perché hanno portato via uomini e donne, naturalmente, ma insomma grande maggioranza uomini, spesso gli uomini erano l'unico sostegno della famiglia. La famiglia è rimasta senza notizie, senza informazioni, senza niente, e tanti si sono illusi ancora per anni dopo la fine della guerra che forse un giorno ritornerà, perché nessuno era in grado di dargli certezza della scomparsa di queste persone. E noi abbiamo, diciamo, tra di noi ancora queste persone che hanno vissuto la tragedia dell'assenza del padre, cioè di essere orfani. E questa cosa, questo dramma è un dramma che non finisce finché vivi, sarai sempre finché vivi stato orfano di tuo padre, ti sarà sempre mancata. C'è un buco enorme in tante famiglie che è venuto proprio da queste deportazioni. E penso che, appunto, queste persone, questi compagni, questi amici che ci stanno ascoltando sono assolutamente in grado di comprendere, diciamo, la sostanza, il fondo forte di quello che stai raccontando. Tu, nel libro racconti anche però degli aspetti, diciamo, della vitalità di tuo padre, dell'amore per la macchina, del mare. Io penso che mi piacerebbe che ci parlassi anche un po' di questo, perché credo che tutti quelli che l'hanno conosciuto hanno conosciuto una persona estremamente vitale, molto, che aveva anche momenti di ruvidezza, quando ti doveva dire qualcosa te lo diceva in modo molto diretto, molto ruvido, ma che era anche una compagnia, voglio dire, uno che aveva una vitalità forte, amava la vita, amava in tanti suoi aspetti. Ce ne vuoi parlare un attimo? Ma è che amasse la vita tantissimo. Penso che sia stato anche un riflesso del fatto di essere stato vicino a perderla. Non so dire se tutti siano usciti dai lager con lo stesso intenso amore per la vita, però ho l'impressione, in parte forse, che ci sia questa costante, non tutti, insomma, dipenderà anche dal carattere, però sicuramente papà sì.
In parte io nel libro lo racconto per quello che dicevamo all'inizio, cioè perché la vita per lui è stata una risalita, una riconquista, e dunque c'era il gusto di questa corsa a perdifiato che compiva partendo da zero, che compiva, che all'inizio ha compiuto da solo e che lo portò a Milano, anche perché Firenze non, lui ce l'ha sempre raccontato, non riusciva più a resistere. Non riusciva a resistere nella città dove erano scomparsi i suoi genitori. Tra l'altro, io non lo sapevo, ma in quella lettera che mi è stata fatta vedere proprio circa un anno fa, questo noi non lo sapevamo, ma lui, nessuno di noi lo sapeva, era tornato a vivere nel. Perché non aveva altro, nella casa dove viveva con i suoi genitori, che peraltro lui mi aveva detto che era stata occupata nel corso della guerra, si vede che l'hanno riparato, non lo so, dove c'era questa pensione Castiglioni della nonna. E insomma, credo che sia stata un'esperienza tremenda, ritornare lì nella casa vuota dove aveva vissuto con i genitori, col fratello, tanto che lui. E lo dico perché ho in mente l'immagine, ma non saprei come trasmetterla. Lui accettò la proposta, che non era obbligatoria, da parte dello Stato italiano di andare a militare, cosa che diciamo appare veramente strabiliante. Non so dirvi in che mese, nel 45, cioè so che nell'autunno del 45 fece qualche mese di militare, non so esattamente quando cominciò. E c'è questa foto gioiosa di lui con due commilitoni a Bari. Lui mi raccontava che era stato a fare militare a Bari, in queste cosiddette casermette degli inglesi a Bari. E insomma, lo dico perché si vede lui sorridente, quindi evidentemente gli era tornato subito, siamo nel 45 e ti ho raccontato che poche settimane prima nascondeva ancora il pane sotto il cuscino e parlava solo in tedesco la prima volta che dopo 45-60 giorni era tornato in Italia. Evidentemente la forza della vita in papà era qualcosa di straordinario. Io mi sono appassionato, spero per chi l'ha letto che sia piaciuto, a raccontare il suo amore per la vitalità di Milano, la modernità di Milano negli anni 50. Loro arrivarono da Firenze qui nel 56 con un figlio di 6 anni e un altro neonato di un anno. Io poi sono nato nel 63, di questa Milano che noi lo sappiamo, che era il momento della ricostruzione, della rinascita, poi arriva il boom degli anni 60. Papà era non solo vitale per come l'abbiamo conosciuto nella comunicazione pubblica, ma nel senso che era bravo sul lavoro, pur avendo cominciato da zero, aveva fatto una scuola serale, aveva imparato a fare il perito tessile, era molto voglioso di potersi comprare sempre per primo i nuovi prodigi della tecnica, la lavatrice, la macchina, come tu hai raccontato. Era molto sociale, si faceva molto amicizia col fornaio davanti a casa, col medico che abitava nel palazzo. Partecipava un po', anche se lo dico perché, come dire, partecipava un po' anche della rinascita del paese, ecco, diciamo così. Perché poi io nel libro Certo. cerco di spiegare. Di spiegarvi e di raccontarvi il sentimento che abbiamo avuto noi, o che io ho avuto, diciamo, di dolore per una sorta di estraniamento dal paese. Per quando ho iniziato, per esempio, a fare politica, io ho sentito una difficoltà. Sono sentito non completamente capito, ho iniziato a fare politica negli anni 90, nelle istituzioni, Consiglio Comunale, prima con la campagna elettorale in ando dalla Chiesa nel 93. Beh, negli anni 90 non lo capisco neanch'io, ma No, questo, io non sentivo che fosse compresa la vicenda che era capitata alla mia famiglia, non mi no, sentivo questo sì. compreso, era un peso, era un dolore e tra l'altro. Come dire, papà era vitalissimo fuori, però dentro casa, che lui aveva iniziato a parlare alla fine degli anni 70,
gli anni 90 sono stati anche il clou dei racconti più duri, del suo dolore più forte nelle conferenze, nel rapporto con l'esterno. Quindi insomma si vivono molte contraddizioni a essere figli di un sopravvissuto di Auschwitz e io penso che questa sua... Io sentivo questa positività di cui tu mi parli, ma anche avevo il padre fragile, perché mio padre capitava che piangesse tanto, tutto un tratto, in dei momenti molto particolari. Qui nel libro racconto di come noi svolgiamo la sera della Pasqua ebraica e lui raccontava questo brano, lui leggeva un brano che noi leggiamo sempre, che è quello dell'uscita dall'Egitto, che dice: noi fummo schiavi del faraone. Veniva sempre richiesto di leggerlo lui questo brano, perché chi glielo chiedeva intuiva che lui lo avrebbe riportato ai giorni nostri, e infatti lui ci spiegava che non fummo schiavi solo in Egitto e non solo gli ebrei, ma l'intera umanità. Ma c'era stato pochi anni prima un'altra questione come quella del fascismo e del nazismo, e ci spronava ad essere sempre militanti nella battaglia contro la libertà, e piangeva, e vederlo piangere per un figlio, soprattutto quando, diciamo, prima dell'adolescenza, non è una cosa semplice vedere che tuo papà crolla, diciamo, il padre che normalmente era molto vigoroso e gioioso, insomma, quindi c'erano sempre due facce della questione. Certo. A me è molto colpito questa cosa che tu racconti, che Nedo Fiano, per tener fede a una promessa fatta alla mamma, ha studiato di notte, ogni minuto libero, per prendere la laurea. Non so dirti quando la fece questa promessa, ecco, alla mamma. Appunto. Ma lui l'ha sempre detto. Lui si iscrisse a lingue e letterature straniere alla Bocconi quando sono nato io. Non so se perché pensò che ormai, diciamo, aveva dato quello che doveva dare alla paternità, tre figli erano abbastanza, altri tempi, perché portare avanti una famiglia con uno stipendio solo, in più studiando all'università con tre figlie e moglie a carico, non so, oggi credo che il potere d'acquisto sia un po' cambiato. Comunque lui era quadro così di un'azienda e studiava molto di notte in cucina, e io mi ricordo questa scena di lui che rimaneva in cucina quando noi andavamo a dormire e c'era il rumore della lavapiatti, e io gli dicevo: ma non, come fai a studiare con questo rumore della lavapiatti? Lui mi diceva: no, anzi, la lavapiatti mi accompagna, il suo ritmo, no? E poi me lo ricordo il sabato che andava alla biblioteca Sorromani e diceva che per stare sveglio, perché aveva sonno, mangiava la menta. Lui diceva questa filastrocca: chi mangia la menta non si addormenta, non si spaventa, non si sgomenta, lo teneva sveglio per leggere i libri. E c'era questo suo collega del lavoro, non so quale fosse l'azienda in quel momento, che diceva che lui lavorava appena attaccato a Milano, forse nella zona di Arese, credo, e andava nell'intervallo di pranzo nel parcheggio di quell'autogrill con gli archi incrociati che c'è sull'autostrada per andare all'autostrada dei Laghi in uscita da Milano, e questo collega che non c'è più raccontava che aveva la macchina ricoperta di foglietti attaccati con lo scotch, non c'erano i posti con gli appunti, e poi uno dice: perché tu da ragazzo lo consideravi un super uomo? E vedevo questo padre che lavorava di giorno, studiava di notte, in vacanza. Tutti se lo ricordano, quando è mancato papà tutti mi hanno ricordato questa cosa. Papà non stava mai su una sdraio, su un lettino al mare, no, papà aveva un tavolino, si faceva dare apposta dal bagnino un tavolino sotto l'ombrellone con una sedia dritta di quelle tipo da regista, e studiava quando c'era da laurearsi, se no leggeva, sempre trasmesso questa forza di volontà, e papà aveva molta forza di volontà, aveva questo rapporto con la mamma, la quale aveva promesso, la mamma antifascista, la quale aveva promesso di infine di laurearsi.
Va bene, io ho un ricordo di tuo papà che mi è molto caro, forse una delle ultime volte che l'ho visto, poi l'ho visto una volta, ma non mi ha riconosciuto nella residenza dove stava, ma era una, credo, delle sue ultime testimonianze alla Francotosi, a Legnano, a gennaio, dove si ricordavano i deportati operai della Francotosi. E lui che aveva questa storia completamente diversa alle spalle, venne, insomma, credo che tutti i presenti ancora se lo ricordino assai bene, insomma, aveva una forza comunicativa strabiliante. Ecco, io penso che noi, diciamo, abbiamo da molti anni una manifestazione annuale che si ripete, quest'anno ci proveremo attraverso questi canali, non potendo far diversamente, che si chiama Memoria Familiare. Noi in questi anni abbiamo, quindi in questi 16 anni, ogni anno presentiamo una decina, una dozzina di libri scritti dai figli, nipoti, familiari dei deportati sulla storia del loro congiunto. Beh, insomma, io vorrei dire a chi ci ascolta, quelli della mia associazione, agli amici che sono qua oggi, questo è un caposaldo, il tuo è veramente una pietra miliare di storia familiare. Tu hai avuto un coraggio, secondo me, molto importante, anche di introspezione, di capire il tuo rapporto con tuo padre, con un rapporto con un padre così, insomma, nel bene e nel male, ingombrante, insomma, forte, non una cosa semplice. Quindi io credo che noi ti dobbiamo essere tutti quanti molto grati, credo che molti di noi ci ritroveremo in infiniti dettagli della tua relazione con tuo padre. E ti voglio ringraziare, credo che possiamo terminare qua il nostro incontro e ti lascio un'ultima parola. No, sono io che ringrazio te e l'ANED, che è un nome che è risuonato fin da quando io ero piccolo in casa, ovviamente. Trovo molto bella questa cosa della memoria familiare. Non devo dirlo a te, Dario, perché sei bravissimo, e perché come me sei figlio di chi ha patito sulla sua pelle il fascismo o il nazismo. E due cose voglio dire. Una è che quello che più ci compete, perché abbiamo avuto la trasmissione non solo di un racconto, ma di valori fortissimi. Ci compete la capacità di analizzare il presente. Io lo dico nel libro perché non, se c'è una cosa che papà mi ha trasmesso è di non essere indifferenti, di non essere come fili d'erba piegati che si piegano al vento in qualsiasi direzione. Lo dico perché, senza nessuna attinenza con la militanza di. Come è noto, io ho una militanza in un partito, ma questo non c'entra assolutamente nulla. E lo dico perché la storia, siamo noi, come diceva De Gregori, cioè noi possiamo essere protagonisti sia nel raccontare ciò che è stato, nello spiegare la lezione che ci è pervenuta da ciò che è stato, ma anche nel capire il presente. Io ho avuto. Mi ha molto colpito, c'è un capitolo del libro che si chiama Una giornata particolare, perché mi ha, ovviamente nella testa di un bambino che sa che i propri parenti sono stati arrestati dai fascisti, dalla milizia fascista con la cimice e poi ceduti ai nazisti, sapere che la storia del nonno era stata la storia di un fascista, di un militare italiano tornato dalla prima guerra mondiale, il papà di Neto, Derigo, che
che poi era stato fascista, e questa giornata particolare è un capitolo in cui io racconto che papà, che all'epoca bambino, nel 1938, quando Hitler viene in visita in Italia tra il 6 e il 9 maggio 1938, nella seconda parte della visita, nella prima parte della visita a Roma di Hitler e Mussolini, c'è quel bellissimo film di scuola che racconta di Mastroianni e la Loren, che sono invece non sono andati per motivi diversi, un film molto bello, non sono andati alla dunata in onore di Hitler, a casa, insomma, no, un film da vedere. Tre giorni dopo, ed è vero, era proprio quella la data, tre giorni dopo Hitler passa da Firenze e tra l'altro passa di fronte alla casa della mia famiglia, perché la casa era in via dei Benci, che è di fronte alla chiesa di Santa Maria delle Grazie. Hitler visita solo Santa Maria delle Grazie in quella visita, non Santa Maria delle Grazie, scusa, Santa Croce, pardon. E c'è questo racconto che mio papà mi ha fatto tardi, e lui era un balilla, un giovane fascista, quindi aveva 13 anni, fra 12 e 13 anni, ed era pronto per andare al corteo, alla dunata, che omaggiava la visita di Mussolini di Hitler, ma un incidente al ginocchio, un dolore al ginocchio, o forse, secondo me, anche la mamma antifascista, lo bloccò, e quindi lui stette, mentre il padre andò, perché il padre era fascista, e lui stette alla finestra della casa piangente per non essere potuto andare con gli amici balilla. Siamo solo sei mesi prima delle leggi razziali, che lo avrebbero espulso dalla scuola, avrebbero licenziato suo padre dalle poste, avrebbero impedito alla nonna di tenere la pensione, eccetera, eccetera. E mi ha colpito molto questo racconto, perché ci ho visto, come racconta bene Antonio Scurati in Emme, quella passione che può prendere i popoli quando ci sono condizioni materiali di difficoltà, di marginalizzazione, quando le difficoltà, in quel caso il fascismo nasce sull'onda della frustrazione dei militari, tra cui mio nonno, dopo la Prima Guerra Mondiale, e se questa frustrazione, che poi diventa rabbia, che può diventare odio, viene catturata da dei leader demagoghi, populisti, che spiegano che la soluzione della propria rabbia, del proprio dolore, delle proprie difficoltà può essere scaricata su un capro espiatorio o su una discriminazione o su un odio. Allora io penso, ho molto pensato a quell'episodio di papà che piangeva per non essere potuto andare ad omaggiare il proprio futuro assassino della propria famiglia o comunque torturatore. E allora penso a quanta attualità ci sia in quei meccanismi sociali. La storia non si ripete mai uguale, la sappiamo tutti, però ai nostri giorni noi vediamo delle cose che delle volte ci spaventano altrettanto, non perché io pensi ai campi di sterminio, ma ci sono cose nel mondo che mi spaventano, e dunque quando penso che papà ha avuto dei silenzi, che non mi ha raccontato tutto, e come hai detto tu, che non ci hanno raccontato tutto, di tanti tipi di cose, per preservarci, per bontà, forse anche perché loro non riuscivano più a raccontarsene delle cose terribili che hanno visto o vissuto, o dei momenti di debolezza che hanno visto o vissuto, penso appunto che ci abbiano lasciato un non detto, che è il nostro dovere di militanza. Ripeto, non sto parlando di partiti, ma di militanza in difesa della democrazia e della libertà, perché noi non dobbiamo smettere di spiegare a coloro che ci ascoltano, le nuove generazioni, che ciò che hanno fatto i fascisti e i nazisti in Italia e in Europa, e anche altri luridi criminali in giro per il mondo, ad altre latitudini, con altre intensità, verso altre popolazioni, non sono fatti compiuti da marziani, sono fatti compiuti da esseri umani in carne ed ossa. E io racconto sempre, quando incontro i ragazzi, che i comandanti di Treblinka tornavano nei fine settimana liberi a curare i gerani rossi della casa della moglie in Austria, ed fu l'assassino, il reo confesso, di 800.000 ebrei polacchi nel campo di Treblinka, potremmo dirlo di tutti i nazisti, che avevano dei comportamenti poi da esseri umani, incredibilmente. Questo dobbiamo raccontarci, cioè che ciò che è avvenuto è un moto dell'essere umano, terribile, il punto più abietto che abbiamo conosciuto,
che ciò che è accaduto potrebbe riaccadere se noi non conservassimo non solo la memoria, ma la lezione di quella memoria. E io qualche volta, Dario, ai nostri giorni, penso che non tutti proprio abbiano capito quella lezione. E anche mi ha molto spaventato alcune cose che abbiamo visto nei giorni scorsi negli Stati Uniti, che in casa mia sono sempre state l'immagine dei liberatori, no? Perché sono stati americani quelli che hanno liberato papà Buchenwald, non i russi che sono entrati ad Auschwitz, perché papà era Buchenwald. Le scene che ho visto mi hanno molto trasmesso l'idea di una grande fragilità, non pessimismo, ma fragilità dei meccanismi di salvaguardia della libertà che noi abbiamo costruito. Per cui, in onore dei nostri padri, bisogna sempre tenere la guardia alta, l'intelligenza aperta e continuare a trasmettere la lezione che ci viene da quei giorni. Io ti ringrazio per queste parole. Io penso che a me impressiona molto anche lo smarrimento della dimensione politica del racconto che si fa del giorno della memoria, per esempio. Il giorno della memoria viene presentato, io ero a fianco, non so, del presidente della regione Lombardia, un giorno della memoria, e lui diceva che il giorno della memoria è il giorno in cui si confrontarono il bene con il male. Beh, insomma, no, si confrontarono il fascismo con la libertà, è un'altra cosa, però questo smarrimento è pervasivo, voglio dire, se apriamo i giornali in questi giorni abbiamo una valanga di informazioni sul giorno della memoria, ma è completamente assente la dimensione politica, il processo, che la costruzione della dittatura, come si è arrivati a quel punto, qual era il disegno di Hitler, in che contesto si collocano quegli avvenimenti che raccontiamo. Senza questo racconto, nel quale l'ANED, per quel che può, cerca di impegnarsi, senza questo racconto ogni altro racconto è monco e non insegna, e lascia l'impressione di come è stata cattiva l'umanità che ha trattato così male tanta gente, ma non insegna a riconoscere nel mondo di oggi i segni, i prodromi di qualcosa che può ripetersi, che non si ripeterà identicamente, ma che si sta ripetendo. Ho pensato una cosa, adesso non so se dobbiamo smettere, ma siccome mi appassiona la traduzione nel presente di io e te, insomma, la pensiamo uguale, sarà un caso, diciamo, avendo avuto i padri. No, l'ultima cosa che voglio dire è, mi ha molto colpito, e ne ho scritto sulla mia pagina Facebook, quel signore con le corna, con l'elmo da, non so da cosa, da vichingo, che è uno degli attori del Senato di Capitol Hill, perché ho pensato come mai e perché fosse simile ad altri elmi con le corna che avevo visto sul prato di Pontida, dove la Lega fa l'annuale festa, non so, l'incontro. E ho pensato che, al di là adesso, che non bisogna, parlo solo dei simboli, non voglio parlare delle persone, sì, soprattutto, diciamo, nel caso italiano, ma perché vanno di moda quei simboli nel momento in cui, come nel caso americano, si assalta la casa della democrazia? Ci ho pensato e sono arrivato alla conclusione, per me, quelli sono simboli delle civiltà predemocratiche. Sono simboli delle civiltà prima dei patti sociali, pre-rivoluzione francese, perché noi sappiamo bene che, per esempio, la destra francese ha origini pre-fasciste, la destra vandeana, la destra antirivoluzionaria, e così negli Stati Uniti. Se tu vai a vedere come, dove vanno quelle tendenze degli assalitori del Senato, trovi il suprematismo bianco, quelli che non accettano la fondazione degli Stati Uniti, che avrebbero voluto mantenere separato il sud dal nord. E se tu pensi a certe cose italiane, a certi rigurgiti di nazionalismo e di sovranismo, e a certi simboli che vengono dai popoli nemici dell'impero romano, insomma, i popoli barbari del nord, ti accorgi che parliamo di simboli che sono pre
intese anche proto-democratiche. È sempre così, è come diceva Bauman, che quando il presente ti pare duro, il futuro ti pare peggiore, c'è una tendenza al ritorno all'indietro, la retrotopia. E per cui, siccome noi il passato lo abbiamo abbastanza conosciuto, dobbiamo usarlo come medicina per il futuro. Ti ringrazio molto, visto che i nostri ascoltatori, chi ci ha seguito, fin qui, non ci ha abbandonato, quindi si vede che abbiamo sforato, ma abbiamo fatto bene a farlo. Io ti ringrazio veramente di cuore di aver trovato questo tempo per stare con questo pezzo di società che ti è molto vicina, e ti ringrazio di questa presentazione, ti ringrazio del libro che hai voluto e saputo darci, nel quale quelli come noi ritroveranno tanta della propria storia. E l'appuntamento per noi è domani pomeriggio alle 15, quando presenteremo un meraviglioso esperimento di lavoro in cui l'ANED si è impegnata nell'ultimo anno con un'associazione, con due associazioni che lavorano per l'avviamento al lavoro di ragazzi autistici. Noi l'abbiamo fatto pensando che fosse il nostro core business, se così possiamo dire, pensando ai ragazzi, alle persone considerate dai nazisti non normali e quindi da eliminare dalla società di allora. C'è qualcuno che lo pensa ancora oggi, noi siamo orgogliosissimi di aver portato a termine un lavoro con loro che ci ha dimostrato quante potenzialità c'è in quel mondo. Ringrazio di cuore Emanuele Fiano e do appuntamento a tutti. Grazie a voi. Alle 15. Grazie. Grazie a voi, grazie Dario.